È partita ufficialmente ieri pomeriggio presso l'Aurum di Pescara, la fabbrica delle idee, la stagione calcistica dell'Eccellenza 2021-2022. Comitato regionale al gran completo, presieduto dal presidente Concezio Memmo, ad impreziosire la giornata la presenza del presidente FIGC Gabriele Gravina, che ha ricordato a tutti l'importanza della ripartenza. Tanti i politici presenti, per la regione l'assessore Guido Liris. Ascoltiamo le sue parole. Una grandissima giornata, la Coppa degli Europei in Abruzzo, un in bocca al lupo a tutte le squadre d'eccellenza perché sia un campionato all'insegna dei valori del calcio, i valori più belli dello sport e che il Covid non sia un problema. Io ringrazio le società che hanno avuto pazienza, capacità organizzativa e anche resilienza, questo termine così abusato, in particolar modo dopo le misure restrittive che hanno obbligato a rimodulare le proprie energie, a rimodulare la propria organizzazione. La Regione, sia per questo evento, ma anche per quello che sarà il campionato, le iniziative in ambito sportivo e del calcio in particolar modo, sarà al fianco dei cittadini abruzzesi, delle società abruzzesi, di coloro che attraverso lo sport vogliono regalare momenti di vita a tutti i nostri concittadini che oggi più che mai hanno voglia di tornare a vivere. Io, come assessore al bilancio, guardo con estrema attenzione a quello che è il mondo dello sport, perché avendo entrambe le deleghe riesco a rimodulare le esigenze guardando da vicino la possibilità di poter mettere fondi a disposizione. Per quanto riguarda lo sport è stato fatto tantissimo in proporzione a quelle che sono le energie di una regione come quella dell'Abruzzo, che non è grandissima e non ha tanto da poter spendere in termini svincolati nei confronti dello sport e del calcio in particolar modo, ma ce l'abbiamo messa tutta e abbiamo profuso energie incredibili. Faremo la stessa cosa prevedendo sin da dicembre per il bilancio di previsione 2022 energie importanti per tutto il mondo dello sport e del calcio in particolar modo, ma non lo dico per retorica, ma abbiamo tutti capito, maggioranza, minoranza, e qui non ci sono differenze di colori, che attraverso lo sport si entra nel tessuto sociale dei nostri territori, se ne capisce la portata, se ne capiscono e si individuano le criticità e si riescono a dare risposte importanti.